del gioco è diventata favorita abbastanza chiara. Saffo in ronco che al momento paga 3,10, quindi poco più di 2 contro 1. Certo, se non sbaglia è meglio di questi, ma l'errore è piuttosto frequente nel curriculum dell'allieva di Vincenzo Ferranti, guidata dal figlio Cesare Ferranti. Ottava ed ultima corsa di Palermo, corsa nazionale, indigeni di 4 anni sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 2 Saffo in Ronco, molto discosta al via il numero 7 Swart Blonde. È il momento dello stacco, parte molto bene Sheila Boss, ma all'interno sia Seducer che Saffo in Ronco provano a rimontare. È un momento molto importante per Saffo in Ronco, che viene azzardata in una rimonta interna da Cesare Ferranti. Qualche piccola incertezza, però eccolo là, ho visto che c'era qualche problemino nella meccanica ed è arrivato l'errore della favorita Saffo in Ronco, che già esce di scena squalificata, lasciando al comando a Sheila Boss, al cui esterno prova a farsi strada Starlight 3B, un outsider, poi Seducer, poi Mimmo Zanca con Safira Rob. L'andatura è abbastanza tranquilla, 46 e mezzo i primi 600 metri, forse anche qualcosa meno. Il gruppo adesso tende a compattarsi con Sheila Boss capofila, Starlight 3B che scavalca Seducer in seconda posizione, Safira Rob numero 8 per linee esterne con Mimmo Zanca. Ci avviciniamo al primo chilometro, vediamo un po' questo primo chilometro di Sheila Boss che transita in questo istante. Beh, sta andando forte, meno di 1,15 il primo chilometro, una Sheila Boss davvero in grandissimo spolvero, sta cercando di fare il vuoto nei confronti degli avversari. Molto sorprendente l'outsider Starlight 3B che mantiene con Alessio Di Chiara il secondo posto, adesso deve però fronteggiare l'attacco di Safira Rob con Mimmo Zanca, appare provata adesso Starlight 3B, anche Sheila Boss appare abbastanza provata, però può contare su un vantaggio ancora molto molto consistente. È difficile che Safira Rob, che però trova un varco interno provvidenziale per Safira Rob, testa a testa fra i due fin sul palo, dove Safira Rob riesce ad avere la meglio. Se abbiamo visto bene, dunque Sheila Boss ha un po' vanificato un percorso davvero molto brillante, con una fase finale molto molto provata. Si allarga, ne approfitta Mimmo Zanca con Safira Rob, ed per linee interne proprio Safira Rob quota di 9,97, training di Mimmo Zanca, che la presentava per la prima volta sotto la sua direzione. Il tempo sul mio cronometro è attorno al 2,1 scarsi, quindi ben sotto l'1,16. Sconfitta dunque dopo gara di testa per Sheila Boss, gli altri tutti abbastanza lontani. È calata Starlight 3B e alla fine per il terzo posto è emersa molto bene un altro outsider, Sara BLV. Dunque, in numeri 8 4-11, l'ordine arriva naturalmente ancora ufficioso dell'ottava corsa di Palermo e dalla favorita per oggi.